Mercoledì 10 luglio, buongiorno Friuli e bentrovati in diretta in nostra compagnia anche questa mattina per la rassegna stampa. Noi siamo pronti, abbiamo preparato i giornali nel nostro touchscreen, tra poco li sfoglieremo assieme a voi e prima però come sempre uno sguardo anche al tempo, uno sguardo al nostro Friuli Venezia Giulia che si sta risvegliando questa mattina tra qualche nuvola e anche qualche goccia di pioggia. In questo momento a Udine il termometro segna 20 gradi e 6 decimi, 20 gradi e 6 anche a Gorizia e Pordenone. A Trieste il termometro tocca i 21 gradi e 3 decimi. Salendo in montagna invece dove ci portano queste immagini, vediamo a Tolmezzo 16 gradi e 2, a Tarvisio 11 gradi e 9 decimi, sul Monte Lussari 5 gradi e 1 decimo, la temperatura più bassa che si registra in questo momento in Friuli Venezia Giulia, una giornata dunque iniziata all'insegna del cielo nuvoloso, un po' coperto. Andiamo a vedere adesso come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il tempo con le previsioni. Eccole. Il meteo è offerto da Azienda Agricola Le Celline. Produzione e vendita diretta Vini Colli Orientali, via San Pietro 14 e a San Martino di Codroipo. Telefono 348 40 46 727. Segui la pagina Facebook ufficiale. Hola, Restaurante Español La Paella en Lignano Pineta presenta jueves y viernes espectáculos de auténtico baile flamenco. Al 0431 427361. Bentrovati al meteo del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 10 luglio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, probabilmente variabile sui monti al pomeriggio. L'atmosfera sarà più secca dei giorni precedenti. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata sostenuta al mattino, in attenuazione poi nel pomeriggio. Temperature. Sulla costa le minime dai 17 ai 21, le massime dai 26 ai 28. In pianura le minime dai 16 ai 19, le massime 27 ai 30. Sui 1000 metri 16 gradi, sui 2000 metri 8 gradi. Grazie per averci seguito. Alle prossime previsioni meteo. Il meteo è stato offerto da Azienda Agricola Le Celline. Produzione e vendita diretta Vini Colli Orientali, via San Pietro 14 e San Martino di Codroipo. Telefono 348 40 46 727. Segui la pagina Facebook ufficiale. Hola. Restaurante Español La Paella en Lignano Pineta presenta jueves y viernes espectáculos de auténtico baile flamenco. Al 0431 427361. Un aggiornamento veloce anche sulla viabilità, andiamo sulla pagina infotraffico di autovie, situazione tranquilla, al momento non si segnalano code, rallentamenti o incidenti di particolare rilievo, come ci mostra anche l'immagine di questa webcam, stranamente molto, molto tranquilla, non c'è molto traffico in queste prime ore del giorno sulla A4, questa è l'immagine che ci arriva dalla zona di Palmanova, dal bivio A4 A23 in direzione Milano. E allora possiamo iniziare adesso la nostra rassegna stampa subito con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Il titolo di apertura del Corriere della Sera, la battaglia delle tasse. Ecco il titolo, progetto della Lega, pace fiscale bis, no del Movimento 5 Stelle, che dice ridurre le imposte sul lavoro. E poi intesa vicina sul ministro per gli affari europei, Salvini fa il nome di Lorenzo Fontana. All'Italia torna statale. Queste le notizie riassunte nel titolo di apertura del Corriere della Sera. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Repubblica. Donne da salvare, finisce in rissa, questo è il titolo
di Repubblica. L'accusa di sessismo al vicepremier Salvini spacca la maggioranza e fa saltare la presentazione del piano sui centri antiviolenza. La Lega chiede le dimissioni del sottosegretario Spadafora, che aveva accusato appunto Salvini. Il Movimento 5 Stelle lo difende. Lorenzo Fontana sarà ministro degli affari europei. E poi il decreto sicurezza, 1 milione di multa a chi salva i migranti. Niente ai superpoteri al Viminale. E vediamo anche le prime righe dell'articolo di Repubblica. Spadafora si dimetta, dice Matteo Salvini, ma è il sottosegretario che lo ha accusato su Repubblica di alimentare l'odio sessista resiste. È la cronaca di una giornata difficile per il governo. Prima salta la presentazione dei centri antiviolenza, poi lo scambio di accuse Movimento 5 Stelle Lega. Intesa sul decreto sicurezza bis, Fontana verso il Ministero degli Affari Europei. È questa. È la prima pagina di Repubblica, che adesso chiudiamo per andare a scorrere velocemente anche gli altri titoli. Andiamo a vedere La Stampa, che apre con Alitalia, che come abbiamo letto anche sul Corriere ritorna pubblica al 50%, precisa La Stampa, ma senza soci privati ora rischia la bancarotta. Questo è il titolo di apertura della Stampa. E poi andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Manifesto, che invece ci porta a parlare di nuovo del tema migranti. Acqua bruciata, il titolo scelto dal Manifesto per l'apertura di oggi. Fino a 1 milione di multa, sequestro della nave e arresto del comandante. E quanto prevedono gli emendamenti di Lega e 5 Stelle al decreto sicurezza bis. Obiettivo, fare terra bruciata intorno alle ONG che salvano i migranti. Salvini è accontentato, scrive il Manifesto. Ancora andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, che titola così oggi in apertura. Abbiamo 57 navi da guerra e non blocchiamo 4 carrette. Imbarcazioni ONG padrone del Mediterraneo. La Marina vanta più mezzi dell'Australia, eppure si è fatta fregare da Carola e dai centri sociali. Ora l'Italia prova a fermare gli sbarchi col blocco, multe fino a 1 milione a chi porta migranti. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Giornale. E qui torniamo alle tensioni all'interno del governo. Il Giornale titola così in apertura: liti infinite, governo in crisi di sesso. Il nuovo scontro Lega e 5 Stelle su Salvini sessista, l'ira del vice premier, Spadafora si dimetta, aria di rimpasto. E poi nel titolo principale del giornale anche la vicenda dell'ex giudice titolare di una scuola di formazione post universitaria, arrestato, donne plagiate, Conte minacciato, arrestata toga, scrive il Giornale. Ancora andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Crolla l'autostrada della Lega, sigilli al tunnel di Burro. Il cantiere più grande d'Italia, quello della Pedemontana, la maxi opera veneta, acciai scadenti, cemento fuori norma, certificati falsi, gli operai qui cede. La volta è questa, è l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Vediamo anche l'altra notizia che ci arriva da Taranto. Ilva, la procura chiude il forno aperto da Renzi, sicurezza ancora a rischio. Chiudiamo il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Foglio e vediamo subito nel taglio alto il titolo principale: fregate, barconi, marò e annegati, navi a Venezia più pericolose della Sea-Watch, governi e leggi non scritte, il mare è il nuovo terrore, scrive il Foglio Quotidiano. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Sole 24 Ore, cioè il tema Alitalia in primo piano, tutti in pressing su Atlantia, scrive il Sole 24 Ore per il salvataggio
di Alitalia. E poi vediamo anche a centro pagina la foto del giuramento del nuovo premier greco. Banche greche schiacciate da oltre 80 miliardi di NPL, di crediti deteriorati, scrive Il Sole. Chiudiamo Il Sole 24 Ore e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, per dare un'occhiata anche a un quotidiano sportivo in questa prima parte di rassegna. In apertura abbiamo un'intervista al regista dell'Inter, Tiki Taka Sensi. Xavi è il modello del mio calcio alla catalana e vorrei affrontare il Barcellona in Champions. Queste le parole del nuovo acquisto dell'Inter. Chiudiamo la Gazzetta, sulla quale torneremo poi nel corso della seconda parte della nostra rassegna stampa, e andiamo a spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali. Andiamo su Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Ecco la prima pagina del Messaggero Veneto, che apre con l'udienza di ieri del processo a carico di Paolo Calligaris, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Tatiana Tulissi. Il gesto di sfida di Calligaris, titola Il Messaggero. Per la prima volta in udienza l'imprenditore accusato di aver ucciso la convivente. La difesa dice: nessuna prova, è innocente. C'era anche lui ieri alla prima delle due udienze del processo con rito abbreviato sull'omicidio di Tatiana Tulissi, riservate alla discussione della difesa. Per la prima volta da quando il procedimento è approdato davanti al giudice dell'udienza preliminare, Paolo Calligaris, l'imprenditore di 49 anni accusato di aver ucciso la compagna 36enne con 3 colpi di pistola la sera dell'11 novembre del 2008 nella villa di Manzano in cui abitavano, ha messo piede in tribunale. È arrivato attorno alle 9 accompagnato dalla seconda moglie. Allora andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato, le interviste che ha realizzato David Zanirato ai due legali, legale dell'accusa e poi anche il legale della famiglia Tulissi. Sentiamo. Si sono tenute oggi in udienza le arringhe degli difensori di Calligaris. Avvocato Battocletti, che cosa avete voluto dimostrare in aula? Abbiamo smontato punto per punto tutta l'ipotesi accusatoria e crediamo di averlo fatto in maniera concludente e definitiva, dando la dimostrazione dell'innocenza di Calligaris al di là di ogni ragionevole dubbio. Avete fatto riascoltare anche le telefonate al 118? Abbiamo fatto riascoltare una telefonata del 118 e l'abbiamo messa in confronto con la telefonata di Stasi ed è emersa in maniera chiarissima la differenza di toni e di contenuti, a partire dal fatto che Calligaris ha telefonato mentre stava cercando di rianimare Tatiana Tulissi e Stasi, che è stato posto come la pietra di confronto di questo processo, ha telefonato dalla caserma dopo essersi allontanato dall'abitazione della compagna morta. Prossimo appuntamento? Ha rinviato a martedì prossimo per le altre arringhe conclusive dell'avvocato Salon e del professor Gamberini e poi dirà l'udienza definitiva per le repliche. Era presente in aula Calligaris? Era presente accanto a noi a dimostrazione che lui affronta il processo e non si difende dal processo. Avvocato, come avete accolto le arringhe della difesa? Io ho preso atto delle argomentazioni difensive, argomentazioni che oggi non si sono concluse in quanto la difesa continuerà la ringa il prossimo martedì, quindi qualsiasi commento eventuale mi riservo all'esito della prossima udienza. Andiamo a dare un'occhiata anche alle altre notizie, sempre in prima pagina il caso Abuja, ma che orco, voleva solo aiutare un bambino in difficoltà, nessun tentativo di rapimento, ma soltanto un malinteso amplificato poi dal malcostume dilagante che spinge a diffondere informazioni non verificate
tramite i social. Si fa riferimento a un fatto avvenuto nei giorni scorsi in un parco di Buia. Un uomo, un papà che prende per mano un bimbo, voleva solo riaccompagnarlo dalla mamma che si trovava poco distante, senza alcun intento pericoloso, minaccioso nei confronti del piccolo. La vicenda però appunto era stata diffusa dai social e ieri è arrivata anche una nota di precisazione dei carabinieri a questo proposito. Sempre a centro pagina, a Udine anche l'AIPACCO protesta contro la raccolta porta a porta. E poi le storie, qui in questo caso la storia di Americo, il friulano che aveva combattuto in Vietnam. In Vietnam troviamo il racconto nelle pagine interne. Nel taglio alto invece un'altra novità che riguarda il comune di Udine: la pistola elettrica sarà in dotazione alla polizia locale dal 2020. Pistola elettrica ai vigili udinesi, la giunta Fontanini applica il decreto sicurezza, il taser sarà utilizzato dal 2020. A questo proposito ieri abbiamo sentito l'assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani, sentiamo. Udine pronta a partire con la sperimentazione dei taser. Assessore Ciani, come funzionerà, quando partiranno e poi che futuro si prospetta? Abbiamo dato avvio a un procedimento che è un procedimento piuttosto complesso, che riguarda la sperimentazione di questa arma ad impulsi elettrici. In Italia questa sperimentazione, insomma, nasce da molti anni e ha riguardato le forze dell'ordine. Da alcuni mesi è possibile procedere con questa sperimentazione anche per le città, quindi per i corpi di polizia locale. È un'arma che ha una finalità molto importante, che è quella di difendere e di difendersi senza però poter cagionare la morte di qualcuno. E questo penso che sia proprio il futuro oggettivamente delle forze dell'ordine. L'idea è un'idea secondo me molto molto importante, e chissà che un domani proprio questa arma rappresenti il futuro della difesa da parte degli agenti della pubblica sicurezza, evitando, ecco, la morte della persona. È una cosa a cui teniamo particolarmente, è una cosa che non ha colore politico. Tante amministrazioni di diverso colore politico hanno iniziato il percorso che noi iniziamo oggi. Contiamo, ecco, di iniziare con proprio la dotazione di questo strumento agli agenti intorno alla fine di quest'anno. Si parte con due e poi la prospettiva è quella di allargarle a tutti gli agenti. Anche sul fronte proprio del corpo di polizia locale stanziati diversi fondi con una variazione di bilancio. Sì, la legge proprio perché prevede che il periodo di sperimentazione sia fatto con due pistole. Ovviamente se poi questa diventerà, come io mi auguro, una dotazione del corpo, tutti gli agenti saranno dotati di questa pistola. Con questa variazione di bilancio noi andiamo a implementare notevolmente i fondi per la polizia locale. Abbiamo ricevuto dei finanziamenti regionali che non hanno assolutamente, ecco, paragoni rispetto al passato. Di questo mi sento di ringraziare l'assessore Roberti e tutta la giunta Federica. Abbiamo messo poi anche noi del nostro per dare dignità, ecco, agli agenti che svolgono un lavoro molto importante per la nostra sicurezza. Non si tratta più dei vecchi vigili urbani che fanno le multe, ma fanno tantissime attività di controllo, di sicurezza, di ordine pubblico e meritano, ecco, un'attenzione importante da parte dell'amministrazione comunale. Ancora sempre Messaggero Veneto di Udine, nel taglio alto vediamo trasferiti in Veneto 100 migranti dalla nostra regione. E poi per quanto riguarda l'economia, il nuovo piano di Friuli punta sulle imprese più piccole. Ieri nella sede di Friuli a Trieste la presentazione del piano industriale per il prossimo triennio. Allora andiamo a sentire quali le novità nel servizio di Francesca Santoro. Ammonta a 640 milioni di euro il patrimonio di Friulia, fondi propri che saranno messi a disposizione delle imprese del territorio, delle piccole e medie realtà, ma anche, come mai prima d'ora, delle piccole iniziative imprenditoriali, arrivando a ideare strumenti finanziari a supporto della crescita anche delle microimprese. Il nuovo piano industriale della finanziaria regionale è stato illustrato dalla Presidente Federica Seganti e dal Governatore Massimiliano Fedriga. Friuli intende portare avanti gli obiettivi del piano 2019-2022 ricorrendo un mix tra attività più tradizionali e strumenti innovativi. Duplice l'intento, ovvero ampliare la platea di imprese che possono beneficiare del supporto della finanziaria
e concorrere all'erogazione di finanziamenti tramite strumenti di finanza agevolata che facilitino l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Si punta quindi a sviluppare ulteriormente l'attività tradizionale, raggiungendo circa 70 imprese in portafoglio, e a erogare finanziamenti a un target stimato di oltre 130 giovani imprese in fase di crescita tramite strumenti di finanza agevolata. A oggi Friulia può contare su un capitale investito nell'attività tradizionale di circa 160 milioni di euro. Le imprese partecipate producono un fatturato aggregato pari a 1,8 miliardi di euro e offrono complessivamente 7.000 posti di lavoro, il 6,7% dei dipendenti nel privato in regione. Ancora a proposito di regione, sindacati e regioni lite per un tablet installato su un'ambulanza, ecco l'articolo nelle pagine interne, tablet fuori uso sull'ambulanza, scontro tra sindacato e regione. La FIALS denuncia dispositivo esploso a Palmanova a causa del gran caldo, i tecnici ridimensionano l'accaduto e Riccardi accusa c'è chi diffonde fake news. Questo il fatto di cronaca. Torniamo sulla prima pagina e andiamo nel taglio basso, andiamo a vedere qualche altra notizia, a cominciare dalla scomparsa del barbiere dei VIP, addio a Erasmo, aveva 77 anni. E poi la maturità di un ragazzo del Copernico, affronta l'esame un anno prima e passa con il massimo dei voti. Salta un anno di liceo e dalla quarta va direttamente all'università dopo aver superato brillantemente l'esame di Stato. In tutta la regione non si hanno notizie di casi simili e nel resto d'Italia si contano davvero sulle dita di una mano. Chiudiamo il Messaggero Veneto di Udine, sul quale ritorneremo poi per leggere assieme le pagine sportive, e andiamo sulle pagine del Messaggero Veneto di Pordenone. Ecco l'articolo che apre le pagine locali. Aziende in difficoltà, tremano in mille. Intesa per salvare la Nidec a Pordenone. Dal fallimento in vista per la Safop alla cassa per Savio, Maschio Gaspardo e Matermac, due venerdì a 6 ore per Electrolux. Chiusure, rallentamenti della produzione, corsa agli ammortizzatori sociali ed esuberi. La congiuntura generale sta rendendo l'estate bollente sul fronte occupazionale, con un migliaio di lavoratori del settore metalmeccanico della provincia coinvolti in situazioni di difficoltà aziendale. Sfogliamo le pagine del fascicolo di Pordenone del Messaggero Veneto e andiamo a vedere anche le altre notizie, a cominciare dal bilancio del maltempo che ha colpito in particolare il pordenonese nella serata di lunedì. In provincia scatta la conta dei danni dopo il bombardamento di Grandine. Il grosso nel Canevese, al confine col Veneto, anziani soccorsi col gommone, auto danneggiate, acqua al museo del minatore. E vediamo appunto le immagini dei vigili del fuoco e il sindaco Gava che dice il problema è dato dalle tracimazioni oltre confine regionale. E vediamo anche nella pagina accanto, alberi abbattuti, abbandonati dopo la tempesta, recuperateli. Colpita la dorsale Piancavallo-Crosetta del Cansiglio. La forestale dice ci sono pericoli, attivato il comune di Polcenigo. Questo per quanto riguarda il maltempo nel pordenonese. E poi ancora, sempre per quanto riguarda la cronaca, andiamo a vedere una notizia che ci arriva da Sacile. Una fuga di gas nella serata di ieri, ecco qua, GPL lasciato in carica, incendio e scoppio. Mamma con due bambini salvata dal vicino. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento dichiarato poi inagibile di un condominio di via Leonardo
Da Vinci. Fiamme alte in un appartamento in via Leonardo da Vinci a Sacile e inquilini del condominio sgomberati ieri alle 20. Momenti di paura nella palazzina Leonardo 4 al Civico 55 e nel quartiere quando un'esplosione dovuta al calore ha fatto andare in 1000 pezzi le finestre dell'appartamento al primo piano e messo in allarme 9 famiglie. Poco prima un colpo secco che sembrava uno sparo e poi l'odore acre di bruciato ha invaso il vano scale. C'era fumo dappertutto, hanno raccontato alcuni condomini. Abbiamo telefonato ai vigili del fuoco e siamo corsi in strada. E qui vediamo anche le foto dell'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente, come detto, non ci sono stati feriti. Chiudiamo anche questa pagina, chiudiamo il Messaggero Veneto e andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino, il Gazzettino del Friuli. Vediamo anche qui in apertura il processo a carico di Paolo Calligaris in aula, non temo il giudizio. Abbiamo sentito prima anche le parole dell'avvocato ieri al processo per l'omicidio di Tatiana Antulissi, era presente anche l'imprenditore sul banco degli imputati, il suo legale scardinata punto per punto l'ipotesi del PM, il difensore contesta molti dati riportati nella requisitoria. Le altre notizie sulla prima del Gazzettino, vediamo a centro pagina gli ultimi dati sulla fecondazione assistita, tanti limiti, meno figli in provetta. Stando all'ultima relazione del Ministro della Salute sulla procreazione medicalmente assistita, in Friuli Venezia Giulia tanto il numero di coppie che si sono rivolte ai centri dedicati quanto i cicli iniziati hanno visto un calo netto. E poi via libera al taser per la polizia locale. Sempre per quanto riguarda la sanità, tornando a parlare di sanità, cordone salvavita, aumentano le donazioni di sangue del cordone ombelicale che può essere un salvavita a tutti gli effetti per tante persone. Per questo la Regione sostiene la campagna informativa. E poi vediamo anche qui più accesso al credito per le piccole e medie imprese grazie al nuovo piano industriale di Friulia. Assestamento di bilancio, il governatore che dice tanti soldi, sono soldi dei cittadini. Nel taglio basso il caso del tablet esploso in ambulanza, Riccardi dice una notizia falsa. Vediamo in questo taglio di pagina anche lo sport, all'Udinese servono altri 3 giocatori. Tra poco ne parleremo nella nostra rassegna stampa sportiva. Ma andiamo nel taglio alto adesso e torniamo a parlare di mondo del lavoro, perché ci sono delle novità per quanto riguarda l'ADM Electron, più settori e nuovi assunti nel piano di rilancio. E allora andiamo a sentire l'intervista che ha realizzato David Zanirato, che ci spiega appunto le novità per quanto riguarda l'ADM Electron. L'azienda si è convocati e ci ha presentato il piano industriale che è già sotto la visione di Friulia. Ci ha presentato un piano industriale quinquennale molto articolato e a prima vista corposo, dove viene fuori la piena occupazione di tutti i dipendenti attualmente impiegati in DM Electron. Ci auspichiamo che ci sia una adesione da parte di Friulia, aspettiamo martedì mattina, abbiamo l'incontro con gli assessori e Vini, Rosolen, con l'azienda Press in Regione a Udine, ci aspettiamo di avere delle risposte, una chiarezza, una risposta certa. Si sono in parte diradate dunque le nubi che erano emerse nei mesi scorsi con la prospettiva degli esuberi? Ma se non si attua questo piano industriale, il rischio di chiusura del sito o di una parte comunque importante del sito c'è, rimane tuttora. Ci sono ancora in ballo i 50 esuberi, 50 qualcosa che sono stati comunicati al mese di marzo, nelle riunioni precedenti. Con questo piano industriale sembra che si riesca a scamparli tutti, in poche parole. Voi incontrerete i lavoratori in questi giorni e poi l'appuntamento, come diceva, sarà nel faccia a faccia con la Regione.
Sì, noi incontreremo lavoratori giovedì, dove informeremo del piano industriale, delle informazioni che ci sono state date ieri, e poi martedì 16 ci sarà la riunione con la regione. In questo periodo qua, soprattutto per i lavoratori, sono molto pesanti, perché non si sa qual è il destino del sito e del lavoro delle persone, quindi non è una situazione semplice, diciamo. Ancora sulla prima del Gazzettino, le polemiche per le dichiarazioni di un professore di storia, Federica, contro il professore non può paragonarmi alle SS, accetto tutte le critiche legittime da chiunque arrivino, ma paragonarmi ai nazisti va fuori dalle regole democratiche. Queste le parole di Federica. Apriamo adesso la pagina degli spettacoli con la stagione dell'ERT, l'Ente Regionale Teatrale, una stagione di grandi spettacoli per festeggiare i 50 anni. Marco Paolini sarà uno dei protagonisti della stagione dell'ERT, che, come sappiamo, mette assieme e riunisce tanti teatri nei piccoli comuni della nostra regione. Ieri Monica Nardini ha seguito la conferenza stampa di presentazione dei dati, dei risultati della scorsa stagione e anche di alcune anticipazioni della prossima. Allora andiamo a sentire il servizio, le interviste realizzate da Monica Nardini. La copertura dei posti a teatro è superiore all'80%, e questo è un dato che io ritengo molto molto importante, anche perché questo livello dura con qualche alto e basso, ma mai inferiore all'80% da 10 anni, quindi vuol dire che c'è un interesse veramente molto grande per lo spettacolo dal vivo. Abbiamo superato le 70.000 presenti e di gran lunga i 6.000 abbonati, quindi siamo molto molto contenti. Ogni anno va meglio, aumenta e comincia a aver successo anche la danza e la musica, che sono discipline per noi nuove, 5 anni che le facciamo contro i 50 che facciamo la prosa, quindi ci sta, insomma. Avete consegnato anche quest'anno un questionario per indagare il gradimento, quest'anno vincitore assoluto rispetto ai gusti del pubblico è stato Giovanni Vernia. Sì, Giovanni Vernia, che ha fatto la chiusura di diverse stagioni, è piaciuto moltissimo, ma è piaciuto anche Iachetti con Libera Nos Domine, uno spettacolo divertente ma molto riflessivo sul tema dell'immigrazione, e La Casa di Famiglia, che è stata una commedia brillante che è piaciuta molto. Però le stagioni, proprio il risultato del questionario, molte volte hanno avuto 8 come media, per cui sono piaciuti tanti altri spettacoli. Rispetto anche alle anticipazioni della nuova stagione, cosa ci può dire? Dunque, sulla nuova stagione, prima di tutto, alcuni ritorni. Tornerà Vernia, tornerà lo spettacolo di Angela Finocchiaro, torneranno gli Oblivion, che sono andati benissimo anche loro con lo spettacolo sulla Bibbia. Poi avremo delle novità, come sono il rompiballe di artisti associati, il caso di Caterina Blum dello Stabile, il Hollywood Burger con Iachetti Quartullo della Contrada e 1984 del CSS. Quest'anno l'ERT festeggia i suoi 50 anni, dunque si aspetta una grande festa. Sì, quest'anno a settembre sono 50 anni, faremo una mostra a Villa Manin che starà su 3 settimane partendo dal 14 di settembre, e il 28 una serata di festa al Paramostre, che è stata il punto di partenza dell'ERT Udine. Andiamo anche sulle pagine del Piccolo per chiudere questa nostra rassegna. Vediamo che in questo caso in apertura ci sono i trasferimenti dei migranti fuori dal Friuli Venezia Giulia. Accoglienza mossa del Viminale, via dalla regione metà dei migranti. In partenza poco meno di 2.000 stranieri finora ospitati nelle strutture del Friuli Venezia Giulia, smistati tra Veneto, Lombardia e altre zone del nord Italia. A Gradisca CPR quasi pronto, questa l'apertura del Piccolo. Andiamo a vedere nelle pagine interne anche la prima pagina del Piccolo di Gorizia. C'è la cronaca in primo piano con un infortunio sul lavoro. Artigiano monfalconese cade da una scala, sbatte con la schiena e rischia la paralisi. L'incidente è accaduto in un appartamento di via 9 Agosto. L'uomo di 67 anni è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Questa è la notizia di cronaca che abbiamo inserito anche noi nelle nostre flash news, attraverso le quali andiamo a riassumere i fatti principali di cronaca della giornata di ieri. Vediamoli assieme.
Due cinesi sono finiti in manette per rapine e furti in appartamento tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il prosieguo dell'indagine crimini d'Oriente, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia, ha portato su richiesta del GIP di Venezia all'arresto di un 42enne senza fissa dimora, domiciliato a Torino, e di un 30enne, già detenuto per altri reati, a Gorizia. Alla coppia di cinesi sono contestate 3 rapine in appartamento, tra cui una Mestre e una San Pier di Sonzo, oltre a 8 furti e danni di connazionali. In particolare, i due hanno avuto un ruolo di primo piano nel contesto di una rapina effettuata in una fitta camera di Mestre, dove erano alloggiati numerosi cittadini cinesi, tra cui proprio i basisti della banda, già arrestati nell'agosto del 2018. Nel corso dei loro raid criminali, i due usavano armi da fuoco e dettaglio, tra cui coltelli alla malunga, accette e macete, e non esitavano a usare violenza sulle vittime, spesso imbavagliate e legate con fascette di plastica. Nella stessa indagine, tra agosto e ottobre 2018, sono stati arrestati altri 6 cinesi dello stesso sodalizio criminale. Maltrattava la moglie da anni, anche davanti alla figlia minore, con percosse, insulti e minacce di morte. Un serbo residente a Trieste è stato allontanato da casa. Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile di Trieste, l'uomo ha anche brandito contro la moglie un coltello minacciandola. Più volte inoltre le ha vietato di uscire di casa se non per andare al lavoro e di ricevere amici. Al culmine di una lite la vittima si era convinta a rivolgersi alle forze dell'ordine, ma il marito l'aveva trattenuta con violenza strappandole i vestiti. La donna e la figlia sono state accolte in una struttura protetta. È caduto da oltre 2 metri di altezza e a causa del violento impatto con il terreno non riusciva più a muoversi. È grave l'operaio precipitato da un'impalcatura in un cantiere edile di via 9 Agosto a Gorizia. Sul posto i sanitari con elisoccorso e autoambulanza, oltre ai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche carabinieri e ispettori del lavoro. Un 59enne residente a Udine è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Verso le 2.15, sotto lo sguardo dell'operatore addetto alla vigilanza della questura e delle telecamere di sorveglianza, l'uomo ha spinto a terra, danneggiandolo, uno scooter parcheggiato sul ciglio della strada, di proprietà di un agente delle volanti. Si è poi allontanato e inseguito a piedi dallo stesso addetto alla vigilanza e dal coordinatore capoturno. Raggiunto e fatto salire su una volante, il 59enne, una volta sceso, ha colpito un poliziotto con calci alle gambe e alle braccia e ha opposto resistenza. Numerose le denunce di furto ai carabinieri in provincia di Udine. A Tavagnacco sono stati rubati i materiali da lavoro rimasti nel cortile di un'abitazione, tra cui una betoniera del valore di 500 euro. Alla Tisana è stato denunciato un colpo in un ufficio. Dopo aver forzato la porta, i malviventi hanno rubato i 40 euro del fondo cassa custodito in un cassetto. A Lignano, una donna ha denunciato il furto della sua borsetta e di un Rolex. A Varmo, un turista austriaco si è ritrovato con lo sportello dell'auto forzato mentre era sul greto del fiume, spariti dalla vettura un computer e degli zaini. Infine, ad Aiello, un uomo e una donna hanno rubato da una casa vari monili, raggirando il proprietario. Un capriolo adulto di 3 anni è morto per le ferite riportate dopo essere rimasto impigliato in un cancello nella zona della chiesetta di Brazzacco di Moruzzo. L'animale ha cercato di divincolarsi, procurandosi ferite letali. E adesso siamo in chiusura di questa nostra prima parte di rassegna stampa, spazio alla pubblicità. Noi ci rivediamo tra qualche minuto per andare a scorrere assieme le pagine sportive dei quotidiani di oggi. Rimanete con noi.